Chi si nutriva di erbe non ne trovava più neanche un filo. I frutti del bosco erano scomparsi. Gli insetti erano finiti negli strati più profondi del sottosuolo. Molti decisero di tornare dove avevano trovato riparo nel momento della grande paura e si sforzarono di adattare il loro corpo e le loro abilità per penetrare negli angoli più riposti di quell'ambiente. Lo esplorarono alla ricerca di cibo e ne divennero padroni. Le talpe e gli altri roditori scoprirono il mondo incantato che si trova sotto di noi. I caprioli, i cerbiatti e gli stambecchi si inerpicarono sulle cime più ardite. Gli uccelli trasformarono le loro braccia in ali per scorazzare tra le nuvole e i pesci in pinne per risalire i torrenti. Col passare del tempo, ciascuno si adattò così bene all'ambiente che lo aveva accolto da non volersene più separare e da considerarlo il posto più bello del mondo. Noi scoiattoli abbiamo scelto di abitare sugli alberi. Ci arrampichiamo sulla sommità dei più alti e corriamo sui loro rami come funamboli. Gli altri animali ci guardano sbalorditi e ci giudicano spericolati, ma non sanno che non c'è posto più sicuro nella cima di un larice per sfuggire alle fauci del lupo e dei folti rami di un pino per sottrarsi alle grinfie dell'aquila. Gli alberi sono la nostra casa e ci danno da vivere. I loro frutti ci permettono di sfuggire alla nemica più terribile, la fame. Certo, non è facile per tutti essere temerari. Molti si sentono più sicuri se tengono i piedi ben piantati per terra. Ma non sempre quello che sembra è vero. Se corro veloce, non lo faccio perché voglio rompermi l'osso del collo, ma per gravare meno sui rami più sottili e non rischiare di spezzarli. Se mi slancio verso il vuoto per raggiungere l'abete di fronte, non è perché voglio farla finita, ma perché solo così posso distendere la coda e aprire bene le zampe che rallentano la caduta. Se mi piego sulle ginocchia non sto scivolando, ma mi sto raccogliendo per saltare.